Senti, ma facendo questa professione, facendo lo psicologo, hai pensato a che cosa significa per te avere successo? Non è raro né strano né tutto sommato un problema ambire ad avere un certo grado di successo nella propria professione. Però cos'è il successo e come fai ad avere successo nella professione di psicologo? In questo periodo l'amico e collega Luca Mazzucchelli, che non mi paga un euro per quello che sto per dire, ha lanciato un corso sul successo ed esordisce con un concetto che condivido appieno. Che cosa significa per te il successo? Guarda, questa è una cosa meno banale di quello che pensi. Magari per te successo corrisponde ad avere tanti soldi oppure tanti pazienti, che non è la stessa cosa. Oppure potrebbe combaciare con l'avere un'approvazione da parte della comunità scientifica su delle tue idee, delle tue riflessioni su come fare la psicoterapia. Ancora potrebbe legarsi al fatto di aprire una scuola di specializzazione o un centro di formazione. Per me successo si lega molto al fatto di avere una certa sensazione di benessere legata molto al fatto di sapere di star facendo quello che mi piace fare. Quindi, che ci siamo detti fin qui? Che puoi avere successo solo nel momento in cui sai che cos'è per te. Ad esempio, nel tempio di Apollo a Delfi c'è scritto proprio conosci te stesso. E per esempio nel nostro gruppo Facebook Terapie Brevi tenevo un webinar sulla promozione da psicologo dove spiegavo della necessità di concentrarsi su un settore. E a un certo punto una collega mi chiedeva proprio: ma come si fa? Cosa consigli per capire su quale settore concentrarsi piuttosto che su un altro? Ecco, conosci te stesso è il primo passo per capirlo. Io sono uno strenuo sostenitore del fai quello che ti piace, però ci sono due considerazioni che devi tenere in mente. La prima, appunto, è che ti devi chiedere cosa ti piace. Se non lo sai, il primo passo è quello di scoprirlo e un buon modo di farlo è quello di scoprire le tue inclinazioni. Ad esempio, se sei uno psicologo, è probabile che tu legga parecchio. Allora, dai un'occhiata alla tua libreria e fai caso a una cosa: quali sono le categorie di libri che ricorrono di più, ad esempio quelle sulla psicoterapia nell'infanzia, quelle sui disturbi alimentari, quelli nella psicologia del marketing, nella psicologia della disabilità. Hai capito, no? Puoi ampliare questo gioco andando a vedere nella tua vita da cosa sei trainato, cosa ti attira di più. E una volta trovato, scava. Ma una volta capito questo, come si fa ad avere successo? E qui arriva il secondo punto. In realtà a questo punto la strada dovrebbe essere molto più facile perché sai già qual è la direzione. Magari non lo sai al 100%, magari ti aggiusterai, però arriva il momento in cui sarai certa che la strada è quella giusta. A quel punto ti devi un po' dar da fare e seguire alcune piccole direttive, di cui per esempio già parlavo nel mio video Marketing per Psicologi. Però il secondo punto riguarda anche il fatto che successo è anche il participio passato della parola succedere. Deve succedere qualcosa prima affinché tu abbia successo dopo. E il segreto, che non è un segreto, secondo me è molto semplice. Devi sudare. Ma devi sudare in due modi. Il primo, ovviamente, è che devi studiare, 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 studiare la psicologia e la psicoterapia se vuoi essere uno psicologo di successo. Mi sembra ovvio, quindi neanche mi ci dilungo di più. Ma il secondo è che devi studiare come si lavora. Il successo non arriverà mai perché qualcuno a un certo punto si renderà conto di te e di quanto sei figo. Queste cose accadono solo nei film americani, a volte neanche in quelle. E di sicuro non accadono in Italia. E spesso neanche nei film italiani. Devi allora metterti a studiare come arrivare dove vuoi arrivare. Se per te successo significa avere tanti clienti, non tanti soldi, tanti clienti, devi avere ben chiaro che studiare tutti i libri di Freud, di Jung e di Adler non ti servirà a quello. Magari ti servirà per essere un terapeuta più efficace. Poi magari sul fatto che studiare tutti i libri di Freud, di Jung e di Adler ti serve per diventare un terapeuta più efficace, ne riparliamo in un altro video. No, scherzo, massimo rispetto per i colleghi freudiani, junghiani e adleriani. Se vuoi avere tanti clienti, devi studiare come si fa ad avere tanti clienti. Oppure ancora, se vuoi che le tue idee passino alla comunità scientifica, devi studiare anche come si comunica efficacemente e quali requisiti sono necessari. Se vuoi aprire una scuola di specializzazione, come abbiamo fatto noi, devi studiare anche come si fa ad aprire e mantenere in piedi una scuola di specializzazione di successo.
successo. Il discorso mi sembra chiaro. Psicologia ti ha insegnato come diventare uno psicologo efficace, ma se vuoi scalare la montagna, arrivare in cima alla montagna che ti sei prefissato di scalare, devi metterti prima a studiare, a capire quali sono tutti gli strumenti necessari prima che sia successo. Ok, questa sintatticamente faceva schifo. Il professor Tulli mi starà lanciando contro saette di sintassi e di grammatica italiana. Buon Dio.